Pietro, vuoi intervenire? Perché hai citato direttamente lì, ma passiamo direttamente. Vorrei dare inizio a questa carrellata in maniera che fosse ordine, non nessun ordine, se non si può prendere. Però visto che appunto mi aveva già citato più volte, forse ti racconti qualcosa. Ho pagato quanto me ne dice. Vediamo se si sono meglio di là. Ecco. Devo fare 10 minuti. Possibilmente. Allora cercherò di toccare tre punti. Dopo aver ringraziato Mico, diciamo, per le citazioni, per avermi dipinto come una vecchia cariatide, diciamo, perché in realtà un po' vecchio sono, diciamo, ma io sono qui in rappresentanza di Città della Scienza e per rappresentare l'interesse di Città della Scienza a riprendere un discorso che ormai è dato da molto tempo. Che necessita di essere riposato. Vorrei ricordare il motivo per cui Città della Scienza è impegnata in una, si sente impegnata in una costruzione di una rete nazionale di soggetti che in tutti i modi hanno a che fare con la comunicazione della scienza. Perché noi pensiamo che Città della Scienza è conosciuta ed è pensata come un museo, in realtà forse un museo di nuova generazione, insomma, in realtà è un qualcosa di più. Io la definisco un'agorà della cittadinanza scientifica. E cosa intendo per agorà? Certo, c'è la comunicazione diretta, quella che alcuni chiamano, a me non piace molto, divulgazione, però c'è anche altro. C'è questo rapporto tra scienza e società modellato in diverse dimensioni. Tradotto in diverse dimensioni. Vorrei ricordare per esempio alcune delle cose fatte di recente dalla Città della Scienza. Abbiamo fatto incontrare in occasione del recente referendum cosiddetto sulle trivelle persone che erano a favore e contro per aprire un dibattito che poi in realtà non si è aperto, ma è stato uno dei momenti. Ecco, questo noi pensiamo che sia un dovere da parte di chi fa comunicazione della scienza in maniera professionale, sia esso accademico, sia esso non accademico. Ovviamente Città della Scienza è non accademica, ma penso che sia un dovere anche per chi lo fa a livello accademico, la scienza e quindi la comunicazione della scienza. Un altro modo di rappresentare questo rapporto stretto tra scienza e società è Futuro Remoto, che è questa manifestazione, anche questa dura da 30 anni ormai quasi, che però per la prima volta quest'anno è stata portata in piazza, è diventata una sorta di festival. È un festival in cui per la prima volta la cittadinanza napoletana ha avuto la possibilità di incontrare, di dialogare per molti giorni con le comunità scientifiche dell'intera regione che si sono esposte in piazza. Ed è stato un interessante esperimento che ripeteremo. Ma quello che io ritengo davvero centrale, perché sembra davvero, diciamo, poco avere a che fare con la comunicazione della scienza, mentre ha molto a che fare con la costruzione di una moderna cittadinanza scientifica, è una specificità della Città della Scienza, qualcosa che nessun altro museo di nuova generazione ha. Ed è un incubatore di imprese e poi un post incubatore di imprese, cioè a Città della Scienza vengono dei giovani che hanno delle idee e vogliono trasformare in impresa economica e Città della Scienza coordina, diciamo, questo sviluppo per 2 o 3 anni e adesso c'è un post incubatore, cioè imprese che sono riuscite, sono state incubate, sono diventate farfalle. Adesso queste farfalle si sono unite insieme e hanno costruito un consorzio coordinato sempre da Città della Scienza con dei risultati non banali, cioè hanno un fatturato complessivo intorno ai 3 milioni, 250 persone che lavorano e sono tutte persone altamente qualificate, lavorano sui mercati internazionali, non solo nazionali, hanno 25 brevetti e cose di questo genere. Ecco, io penso che questi siano
tutti i tasselli di una costruzione di una reale società democratica della conoscenza. Prima veniva evocata la società della conoscenza. Io penso che per renderla democratica, questa società della conoscenza, occorre questo e l'altro ancora, ovviamente, ma siamo dei tasselli. Quindi la prima cosa. La seconda cosa è che anche per questo abbiamo bisogno di questa, che voi chiamate una piattaforma nazionale, di una rete nazionale di tutti gli operatori che fanno comunicazione della scienza. E come diceva Nico Pitrelli, questa rete deve tenere insieme chi fa ricerca sulla comunicazione della scienza. E questo è molto importante in questo settore, perché fare ricerca sulla comunicazione della scienza significa dare la dignità che merita ad un settore, la comunicazione della scienza, che ha cessato ormai da tempo di essere un optional, di essere un orpello, ed è diventato un elemento coessenziale della democrazia tout court oggi. Se non gli si dà un riconoscimento culturale, e quindi anche accademico, è difficile che possa, che questa idea si affermi. La seconda però è che questo bisogna avere un rapporto molto stretto con chi fa comunicazione sul campo. Io dico che una comunicazione senza ricerca è una comunicazione arida, che si spegne, ma anche una ricerca sulla comunicazione senza un rapporto con chi la comunicazione viva la fa rischia di essere vuota. L'incontro fra i due. L'ultima cosa e poi chiudo. Non ci poteva essere scelta migliore di Firenze per questo rilancio, perché sono da alcuni anni con alcuni amici fiorentini, ahimè senza grande successo, ma spero che io penso che Firenze possa ambire a diventare la capitale mondiale della comunicazione, non solo italiana, partiamo dall'Italia, ma aspiriamo a diventare capitale mondiale, intanto perché per quello che c'è attualmente c'è davvero moltissimo, e lo dimostra, diciamo, questa giornata, ma per il fatto che è stata la patria di un signore che si chiamava Dante Alighieri, che non solo è stato il poeta della scienza, ma è stato il primo grande teorico del diritto alla conoscenza, della democrazia della conoscenza. E questo rende questa città particolarmente importante, diciamo. Dall'altro, è stata la patria di fatto di Galileo Galilei, che è stato non solo il più grande scrittore della storia della letteratura italiana, come sostiene Calvino, ma anche l'inventore di nuovi modi di comunicare, sia agli esperti sia ai non esperti. Con questa tradizione unica al mondo, penso davvero che Firenze possa ambire a creare una piattaforma nazionale e internazionale tra chi fa ricerca sulla comunicazione e chi fa comunicazione diretta. Grazie. Per me è un periodo di ospitalità, vogliamo parlare. Marco Presato? Niente. Allora, dicevo, forse ci approviamo un po' troppo di Galileo, perché Firenze, che mi piace, è stato in prigione, essenzialmente lì, confinato dal Cervi, sembra, diciamo, comunque, diciamo, visto che si può, sentiamo. Allora, diciamo, facciamo via avanzare i nostri ospiti, che sono venuti da fuori, per arrivare a me. Il racconto un po' di cosa fa da celebrare. Sì, beh, è stato però anche Galileo filosofo e matematico del Gran Luca, quindi l'avete anche ospitato prima, insomma, di confinarlo per Cetri. No, sono molto contento di essere qua in rappresentanza dell'Università di Ferrara. Venite proprio senza microfono, perché... Posso parlare così? Posso parlare con il microfono? Questo funziona. Così? Dicevo che sono molto contento di essere qui in rappresentanza dell'Università di Ferrara, che non è, diciamo, ancora arrivata al livello, insomma, dell'Università di Firenze in quanto a posizionamento strategico della comunicazione scientifica all'interno, appunto, dell'istituzione universitaria. Invidiamo il fatto che voi abbiate un prorettore alla comunicazione scientifica, il fatto che abbiate la comunicazione della scienza all'interno del piano strategico di Ateneo. Tuttavia, Ferrara, che è l'università più piccola ovviamente di Firenze, però è
da anni impegnata in attività di divulgazione e di comunicazione della scienza, e di queste io magari vi parlo molto brevemente. Si va dalle attività classiche di divulgazione scientifica, quindi, e di cui sentiremo anche che cosa si fa a Firenze, immagino dopo, quindi il Caffè della Scienza. Una manifestazione importante a Ferrara è quella dei Venerdì dell'Universo, in collaborazione tra l'università e il gruppo degli astrofili, quindi interessante perché appunto è un coinvolgimento, il prorettore prima parlava, no, di un coinvolgimento tra istituzioni e cittadini, beh, questo è un caso secondo me molto interessante, ma anche l'Università di Ferrara è impegnata da anni all'interno dei progetti europei sulla notte dei ricercatori, ha istituito, questo sì, all'interno diciamo del nuovo statuto, un sistema museale di Ateneo che è sostanzialmente imperniato sull'esistenza e quindi sull'attività di divulgazione dei musei scientifici dell'università, quindi questa è un'iniziativa interessante, e da quest'anno ha istituito un corso di comunicazione scientifica per i dottorandi, a proposito di quello che diceva Franco Bagnoli, quindi anche da questo punto di vista secondo me si possono scambiare esperienze e opinioni. Quindi una serie di iniziative più o meno classiche, più o meno interessanti nell'ambito della divulgazione della comunicazione scientifica, e tra queste però mi soffermo un paio di minuti su una, anche perché mi riguarda più da vicino, che è quello che vedo qua che è stata messa la home page del Master in Giornalismo e Comunicazione Istituzionale della Scienza. È un master che io attualmente dirigo assieme a Michele Fabbri, che peraltro l'ha fondato e che è stato citato anche prima da Nico Pitrelli. È un master che ha una quindicina d'anni continuativi, quindi assieme al Master della Sissa di Trieste, sostanzialmente l'iniziativa nel campo della formazione più longeva che esista in Italia. E la cosa però interessante di questo Master è che, è peculiare di questo Master, è che gli iscritti, gli studenti, tipicamente sono persone che già lavorano o in ambito scientifico, cioè sono ricercatori, o nell'ambito della comunicazione scientifica, e quindi, come dire, sono anche gli studenti che apportano... È un master in cosiddetta in modalità blended, quindi ha una parte di formazione attraverso una piattaforma e-learning e una parte di invece formazione presenziale attraverso laboratori, seminari. Sì, direi che sì, da quello che so siamo l'unico. E allora dicevo, per questa modalità, per la tipologia di studenti, questo ci ha consentito, soprattutto negli ultimi anni, di fare una cosa importante, cioè affiancare, anzi integrare le attività di formazione, a cui peraltro partecipano anche persone qui presenti, tra cui Nico Pitrelli, Pietro Greco, dicevo, integrare l'attività di formazione in un'attività di ricerca, era proprio quello a cui si riferiva Pietro Greco prima. Ricerca in alcuni ambiti specifici della comunicazione, in particolare ad esempio la comunicazione della salute, che come sappiamo è uno degli ambiti sempre più importanti e richiesti a proposito di cittadinanza scientifica, a proposito di rapporti tra scienza e società, e questo l'abbiamo fatto con ricerche, con iniziative, ad esempio in collaborazione con l'Istituto Mario Negri di Milano, e l'altro campo su cui ci siamo concentrati questi anni è la comunicazione del rischio. Allora, siccome ho visto qui che ci saranno anche altre persone che parleranno di questo, ecco, anche su questo è un terreno insomma, che secondo me può essere un terreno di incontro di iniziative. Per cui, e qui chiudo, l'Università di Ferrara è, come dicevo, un po' più indietro rispetto all'Università di Firenze a livello istituzionale, però è molto interessata a sviluppare collaborazioni anche finalizzate al convegno della nazionale sulla comunicazione scientifica, ma non solo, quindi io qui porto l'interesse dell'Ateneo e in particolare del professor Zauri, cioè dell'attuale rettore, e quindi, come dire, siamo
disponibili e contenti a discutere e parlare insieme. Grazie. Visto che hai sollevato questa faccenda, che questa sfera, cioè il fatto della comunicazione, noi per ora abbiamo parlato di comunicazione da parte dell'università, degli studi di ricerca, di cui poi dopo parleremo, ma c'è anche l'esigenza da parte di diciamo, altri settori, che possono essere settori pubblici, come il comune, la regione, le sezioni aziende ospedaliere, l'ARPAT, che dopo avere una comunicazione scritta da parte dell'ARPAT, e anche delle aziende probabilmente hanno bisogno di fare queste cose. A questo punto quindi vorrei invitare, diciamo, facciamo prima la arrivata dei non universitari, non istituti di ricerca. Vedo chiaramente Emiliano che vuole parlarci qualche cosa a livello di attività a livello regionale, ma se non sbaglio. Poi non c'è più il tuo titolo. Roba di ricerca che ho fatto. Allora ti sposto dietro. Sì, sì. Qualcuno vuole venire a parlare, forse Chirici, che ci vuole parlare di, diciamo, di un comunicazione dal punto di vista di un progetto, dal punto di vista di esigenza, diciamo che non sia il primo scopo come noi all'università. Allora, qui abbiamo appunto Mirato, Chirici, Gesa, che non so cosa vuole dire, Io sono un docente entrato da poco in Firenze, sono associato al Gerenza 5, quindi a Gaia. Quale cosa è il brochure? Sostanzialmente non sono tanto lì per farvi vedere questo. ma più che altro per chiedere un per chiedervi un aiuto, nel senso che io vivo tipicamente nella costante giornaliera difficoltà di capire cosa e dove comunicare in quei canali che non sono quelli miei nel mio settore scientifico, perché ovviamente se in ambito scientifico abbiamo una età di priorità di comunicazione, sono quelli degli articoli scientifici su cui abbiamo valutati, ma è evidente che esiste un'esigenza di comunicazione che va invece verso il grande pubblico. Si parte dal presupposto che qui noi non abbiamo una formazione su questo ambito. Se non quella che possiamo fare un po', diciamo così, consultando la letteratura o sostanzialmente vedendo le esperienze degli altri. Sono stato molto contento quando mi sono all'Università di Firenze, aveva istituito appunto un canale prioritario di unificazione, no? delle attività di comunicazione attraverso la prelettrice, per cui quello sicuramente forse sarà un canale in cui riusciremo a imparare a fare qualcosa, però volevo anche, oltre che segnalare, no, questo scollamento evidente che c'è tra chi si occupa di scienze e tecnologie, di avanzamenti scientifici e tecnologici e chi si occupa di comunicazione, per cui in sostanza noi non sappiamo fare mestiere dei comunicatori e in genere siamo anche piuttosto, quando dobbiamo farlo in genere non siamo grandi, perché in genere siamo un gruppo di social fobici, come dicono spesso, nel senso che siamo magari bravi a fare il lavoro del laboratorio, ma non quello di presentazione verso i media o verso il grande pubblico. Allora, invece vorrei sollevare il fatto anche che ci siano un sacco di risorse, cioè la pubblica europea, che è il principale canale di finanziamento a cui noi attingiamo, la Commissione europea ha tutta una serie di canali di finanziamento verso i settori scientifici, poi ognuno lavora sui propri, ma ovviamente io lavoro sui miei, e ci sono i canali di finanziamento che riguardano invece information. E sono ingenti queste risorse. Questo è un primo banale esempio di un progetto che
cioè è stato finanziato nell'ambito del programma LIFE, che si occupa quindi sostanzialmente dell'università di natura, e non è un progetto di ricerca in quanto tale, ma è un progetto di comunicazione e informazione, quindi un progetto che non vuole fare cose nuove da un punto di vista di ricerca, ma la Commissione europea chiede che queste attività vengano trasferite, no? Attraverso la comunicazione. Noi ci occupiamo, io in questo progetto specifico ci occupiamo di droni, quindi facciamo monitoraggio forestale, ci può stare attraverso i droni, perché questo è un tema che veramente a tutti piace, e quindi abbiamo bisogno di veicolare, no, attraverso un concetto mediatico che fosse di più diretto impatto verso il grande pubblico, attività di ricerca che invece sono tangenti sostanzialmente al sistema. Per fare questo tipo di esperienze, ovviamente abbiamo un partenariato. Noi abbiamo una struttura privata di un'agenzia che fa comunicazione, quindi dei professionisti che fanno comunicazione, però ecco, a me piacerebbe fare un passettino in più, cioè non essere in contatto con un mondo soltanto professionale dei comunicatori, che siano un'agenzia pubblicitaria o che siano dei grafici oppure siano esperti di social networking, eccetera, ma fosse un contatto anche per l'accademico, perché è evidente che la mia attività accademica mi piacerebbe che si contrapponesse, no, un esperto di comunicazione che non sia soltanto un bravissimo professionista, ma che sia magari un livello di natura accademica o più vicino al mondo in qualche modo accademico. In tal senso stiamo preparando un'altra proposta sempre sullo stesso canale di finanziamento della Commissione europea, sempre questo minimo 3 milioni di euro, queste sono risorse anche abbastanza ingenti, e stiamo preparando un altro di questi parti, per cui mi farebbe piacere se da questa fosse la possibilità di avviare appunto un ragionamento di collaborazione in questo senso. Noi facciamo lo sforzo di appunto non tremare tutte le volte che usciamo dal nostro ambito specifico, però dall'altra parte ci piacerebbe anche un aiuto, no, del mondo accademico e della comunicazione. Grazie. Ora appunto vorrei che magari Valentina Trasse ci puoi raccontare più o meno come anche con l'efficienza, per esempio, e anche con l'università ci davamo questi problemi. Cioè, quando si parla di un progetto finanziato con soldi pubblici, secondo me la popolazione, non solo l'accademia, ma la popolazione va più vuota. Praticamente già a livello di progettazione del progetto, soprattutto quando si parla di un progetto orientato alla comunicazione, cioè, perché spesso e volentieri uno di fa un pacchetto, magari fa un'agenzia che fa dei bellissimi degli anni, ma non ha contato con le persone, poi alla fine fai carta, le distribuisci, fai annunci sui giornali, e quindi appunto, se ci fosse una rete, poi magari ne parleremo io, magari per l'efficienza, e anche Giovanna, poi Lapo, poi Arnaldo, insomma, varie realtà invece della società civile, diciamo la così, piuttosto che dell'accademia. Però passiamo prima a Valentina, che è un altro progetto, se non sbaglio. Non provo. Mi presento, io sono Valentina Grasso e lavoro al CNR, l'Istituto di Biometeorologia, in particolare da diversi anni ormai lavoro al Consorzio LAMMA, che è un po' più di un progetto, nel senso che è un consorzio tra il CNR e la Regione Toscana. E all'interno, quindi magari i fiorentini e i toscani un po' lo conoscono, perché l'AMA soprattutto, io sento fischiare questo problema. È un po' più di un progetto, nel senso che appunto è noto soprattutto per essere il servizio medio della Toscana, insomma, quindi ha un po' una
visibilità legata essenzialmente a questa funzione appunto di riferimento per quanto riguarda il meteo. Mi occupo delle attività di comunicazione insieme a Federica Zamini che è qui con me e altri colleghi ovviamente insomma, che lavorano più nella parte diciamo scientifica. L'AMMA sta per laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale, quindi oltre alla parte meteo insomma ci sono una serie di attività legate più al monitoraggio ambientale. Volevo contribuire solo dando alcuni spunti sulle cose che noi facciamo. Diciamo, noi siamo un po' con Federica, lavoriamo un po' su entrambi gli aspetti che sono emersi, no? Quindi diciamo, ci occupiamo della parte operativa della comunicazione a partire da quelle attività di divulgazione scientifica ma anche di comunicazione istituzionale legata alla struttura stessa, quindi alla gestione del sito ma anche a tutte quelle attività di coinvolgimento diretto che sono la partecipazione ai Science Festival, alle iniziative di divulgazione scientifica come la Notte dei Ricercatori o alle attività che vengono fatte alla stessa area del CNR di Firenze, qui ci sono molti colleghi insomma dell'area di Firenze con cui lavoriamo per animare queste occasioni che ci sono appunto per far incontrare un po' ricercatori e società civile, come si diceva prima. Ma accanto a questo appunto portiamo anche avanti un'attività un po' più di ricerca sulle attività che facciamo in questo campo, che fondamentalmente è quello legato alla comunicazione e alla percezione diciamo delle tematiche legate alla meteorologia e al clima e un po' più anche all'ambiente in genere. Solo alcuni spunti, insomma, una delle attività di incontro e partecipazione diretta è quella delle visite che noi facciamo alla Sala Meteo. Il meteo è un argomento di grande interesse negli ultimi anni, grazie anche alle app, ai telefonini, insomma, è diventato un argomento così di primo piano nel panorama in genere anche della comunicazione. Quindi c'è un grande interesse e lavoriamo, diciamo, accogliamo le classi, organizziamo dei moduli diciamo, di visita per le classi alla Sala Meteo che sono diversi a seconda delle diverse fasce d'età, più scientifici o più partecipativi a seconda se sono bambini più piccoli o ragazzi più grandi e a questo diciamo, colleghiamo anche un'attività di valutazione, quindi per sempre avere un monitoraggio diciamo o anche del coinvolgimento, del diciamo, raggiungimento di obiettivi di chiarezza, un aumento dell'interesse ad esempio su queste tematiche da parte dei ragazzi che vengono e poi una valorizzazione anche lato insomma, sito web e canale di comunicazione dell'ente, valorizzazione dei prodotti che magari i ragazzi stessi vengono a realizzare all'AMA, per esempio li facciamo fare una delle attività che poi vengono a fare in collettivo meteo. Quindi questi bollettini meteo in video realizzati dai ragazzi vengono poi redistribuiti sul sito, su Facebook, su Twitter, eccetera. Un'attività parallela, ovviamente con modalità diverse, viene fatta anche per i docenti, quindi con un approccio più legato a aumentare le competenze dei docenti sulla tematica meteorologia e cambiamenti climatici. Con i docenti toscani, un'attività che è stata fatta da diversi anni insieme alla Regione Toscana e anche su questo c'è una parte di attività di valutazione che viene fatta sempre al fine di come dire, avere un polso diciamo, sull'efficacia delle cose che vengono fatte. Poi insieme ai colleghi del CNR, IBIMET, diciamo, nei grandi sono state fatte anche iniziative più legate a singoli progetti, sempre sulle tematiche legate appunto alla climatologia in genere, al meteo, anche ad esempio con l'ultimo quest'anno, ad esempio, ha coinvolto una quindicina di ragazzi che sono venuti per un mese a fare un progetto presso il CNR IBIMET, a cui abbiamo collaborato anche noi, quindi sono stati coinvolti in un'attività di lungo periodo proprio con diversi gruppi di ricerca che lavoravano sia all'AMMA che all'IBIMET sulle tematiche, diciamo, centrate sul meteo, ma anche sul monitoraggio ambientale in senso un po' più ampio. E poi come ultimo appunto volevo dare qualche esempio appunto su, come dicevo prima, alcune di queste attività che facciamo, noi le facciamo anche con l'obiettivo di ricerca, cioè di aumentare in qualche modo la comprensione, le conoscenze su alcuni di questi ambiti su cui lavoriamo, quindi insomma con la collega Federica facciamo alcuni lavori
su queste tematiche. Ora ce n'è uno in corso, appunto, che è una indagine sulla percezione del rischio alluvione collegata agli eventi per commemorare il 50° anniversario dell'alluvione di Firenze, che ricorrerà quest'anno a novembre. E quindi questo è un esempio in cui, appunto, utilizzando anche il grande interesse, il grande numero di visitatori che circola attorno al sito web dell'AMA, che sono nell'ordine di 5 milioni di utenti l'anno, quindi sono veramente tante persone, ecco, cerchiamo anche di valorizzare, diciamo, questa relazione col pubblico anche al fine di poter lavorare su alcuni di questi temi. Non so se sono stata un esempio. A questo punto, però, si è parlato di emergenze, chiederei ad Aldo, no? Di, sembra sia abbastanza in tono, di parlarci. Aldo è un blogger, quindi, diciamo, proprio, nonostante poi in realtà ci sono tante cose, Aldo è anche dell'università, quindi è una parte di scienza, però appunto qui forse parli di blogger, no? Come collaboratore del Dipartimento di Scienze della Terra del gruppo di geologia applicata del Dipartimento di Scienze della Terra. I problemi della comunicazione durante le emergenze di protezione civile. Sì, ma seconda. Ecco, fondamentalmente c'è stata una grossa modifica delle comunicazioni scientifiche durante le emergenze negli ultimi anni, perché è stato importante l'avvento di internet e quello dei social media. Che cosa succedeva prima? Che l'area più colpita era quella da cui non provenivano notizie. Si chiamava nel 1980, la città del terremoto del Birmania, venivano notizie di scosse avvertite in tutta l'Italia meridionale, in mezza Italia, eccetera, e dal Birmania non si sentiva nulla. E quindi l'epicentro del problema era quello. Perché cosa succedeva? Immediatamente, in caso di alluvione piuttosto che terremoto, eccetera, le vie di comunicazione, cioè le comunicazioni telefoniche e l'elettricità. Quindi non c'è la possibilità di comunicare all'esterno. Oggi con gli smartphone, hanno la batteria, le centrali, le antenne che hanno i gruppi di continuità, eccetera, questo almeno per i primi periodi avviene. E quindi la gente fa le foto, i filmati, eccetera, li posta sui social network e c'è una vera alluvione di testimonianze. Io, per esempio, quando c'è stato il downburst del primo agosto, che sono stato io a tirare fuori, è stato un downburst perché mi ero rotto le palle di sentire parlare di roba d'aria. E io una sera ero al mare, avevo già visto che cosa era successo vicino a casa mia, grazie ai servizi su U-Reporter. Compagnia. Quindi c'è un mare di informazioni adesso nel quale è molto difficile orientarsi, anche perché ci sono dei grossi problemi. Alle volte le trasmissioni, i siti internet, questi servizi che ciascuno fa partono da presupposti errati. Innanzitutto che un'emergenza non è una persona singola che pigia un pulsante, ma l'emergenza viene data dopo una contenta valutazione dei modelli. E poi il fatto che i piani comunali di protezione civile sono sconosciuti, non tutti i comuni ce l'hanno, la maggior parte anche di quelli che ce l'hanno, i cittadini non sanno di stare in un'area che non c'è la percezione del rischio, e si presume che ci sia un dualismo fra la protezione civile che viene a soccorrere e la popolazione che viene soccorsa. Non, mentre invece nel sistema di protezione civile la popolazione che deve essere soccorsa è una protagonista dei soccorsi, deve muoversi all'interno, deve sapere cosa fare. Poi c'è la convinzione che la scienza riesca a prevedere tutto al millimetro, che i modelli non sono deterministici ma probabilistici, ma questo non viene capito. Pensate bene che specialmente in situazioni come la Liguria andare a prevedere che nel bacino del Fregiano piovono 400 mm in un'ora e nel bacino del Polcevera, che 3 km di là, ne piovono soltanto 90, è impossibile allo stato attuale delle cose, nonostante che il sistema di protezione civile, il sistema di previsione di modellistica italiano, quindi
parliamo di previsione modernistica, è difficile fare delle previsioni, specialmente per il futuro. Diciamo che il sistema italiano è fra i migliori migliori al mondo, però c'è questo problema qui che abbiamo la convinzione che sono modelli deterministici, che dire, cioè tra 90 mm non possono essere né 88 né 92. E poi appunto il problema è che quando all'allerta non succede esattamente quello che è stato previsto, vengono fuori le grane anche con la magistratura, perché se l'allerta è stata esagerata ti vogliono denunciare per indagare procurato allarme, se invece è stato meno violento per omissione di atti d'ufficio e compagnia varia. E questo è oggettivamente un problema in più che dà dei problemi di tranquillità anche a coloro che devono decidere che cosa fare. E poi appunto il problema fondamentale in Italia è la bassa consapevolezza del rischio. C'è una mancata percezione di abitare, lavorare, studiare, passare il tempo libero in zone o in edifici a rischio in caso di catastrofe naturale. Questo è un grossissimo problema. Tutte le volte c'è una scossa di 3.5-4 di magnitudo. Aiuto, ci deve fare? Ma mai che questa gente che urla aiuto, aiuto, pretenda dalle sue autorità di sapere se i posti dove va a stare, a abitare, a lavorare, eccetera, sono sicuri da un punto di vista sismico, per esempio. Non c'è nessuno che lo fa. Poi c'è la secolare diffidenza dell'italiano medio nei confronti delle istituzioni, cosa questa che le istituzioni in Italia fanno di tutto per meditarsi spesso, però è un dato di fatto oggettivo. E poi c'è il problema recente, che è una delle conseguenze negative di internet, che c'è una maggiore diffidenza nei confronti del mondo scientifico da parte di una minoranza che è numerosa, però nei motori di ricerca si trova subito. Per questo, ad esempio, anch'io faccio molto al bunker quando ci sono queste cose, dai terremoti alle scimmie e altre cose. Perché se nei motori di ricerca c'è soltanto cose a favore di questa bufala, la gente pensa che sia vera. E purtroppo in Italia abbiamo cominciato il caso di Verga, il caso dell'Aquila, Stamia, la Xirella, poi c'è altre, cioè di questa mancata percezione di cos'è la scienza da parte anche della magistratura, che ci dà veramente il problema. Secondo me la sfida della comunicazione scientifica deve essere quella di far capire alla società civile, magistratura compresa, cosa sia la scienza e cosa siano le cose che pensa la scienza. Grazie. Grazie Aldo, in effetti è anche una cosa che abbiamo affrontato con il capocerchio, però voglio parlare dopo. A questo punto però vi vorrei leggere una comunicazione che mi ha inviato Marco Tallulli, che è il responsabile di comunicazione, informazione e documentazione dell'ARPAD, che dice dei colleghi qui dell'ARPAD, di cui fanno una serie di ospitaggini, intervenire, che non hanno vero. Però se volete leggere da voi. Allora, dice, possibilità dove politici di salute ad intervenire a questa importante iniziativa, ho chiesto cortesemente a Franco Bagnoli di portare alla nostra visione come ARPAD, l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente in Toscana, a questa idea che condividiamo di proporre Firenze come sede di confronto sulla comunicazione della scienza. Per quanto ci riguarda, la comunicazione ambientale, dobbiamo essere, scusate, mi metto il sito dell'ARPAD così. Che fanno notevole attività di documentazione sul sito della parte del caso. Per quanto ci riguarda la documentazione ambientale, che crediamo sia una componente della documentazione della scienza, è un'attività istituzionale primaria per l'agenzia. In questi ultimi anni che anche appunto si diventano soliti problemi, come diceva Aldo, cioè, se fanno troppo allarme usati di essere attivisti, se fanno troppo poco roba per andare usati di non curare l'interesse della popolazione. In questi ultimi anni è stato un nostro obiettivo strategico che si traduce nell'impegno quotidiano di mettere a disposizione di tutti, istituzioni, imprese, associazioni, cittadini, delle informazioni
che sono utilizzi e approfondimenti del report, e i dati ambientali derivano dalle nostre attività istituzionali, monitoraggio, controllo, supporto, in modo tempestivo, completo, esauriente, facilmente fruibile, facilmente comprensibile. Per un ente tecnico scientifico come il nostro, significa porsi ogni giorno la questione centrale di rendere comprensibile per tutti i contenuti prodotti dai nostri tecnici, senza però analizzarli. Al contempo, ci stiamo impegnando per fare rete nel campo della comunicazione e dell'informazione con le agenzie ambientali di tutte le regioni italiane, lavorando per tirare il nostro lavoro a quella dimensione e alla prospettiva di un sistema nazionale per la protezione dell'ambiente. In questo senso abbiamo programmato un seminario a Trieste il 16 e 17 giugno, in collaborazione con i nostri amici tedeschi, in collaborazione con la Scuola Internazionale di Studi Avanzati sul comune della scienza, sul comune dell'ambiente, e ci proponiamo nella primavera del prossimo anno di promuovere una conferenza nazionale sulla comunicazione delle agenzie ambientali, cosa che sarebbe perfetta a questo punto nell'ambito di un convegno nazionale. Per questo abbiamo già da qualche mese un percorso articolato in un luogo di ascolto per capire quali sono le aspettative dei nostri interlocutori esterni, esponenti delle associazioni ambientalisti, giornalisti, professionisti della comunicazione, esperti delle tematiche della trasparenza, e nei confronti della comunicazione e dell'informazione del sistema, ma anche quali sono i punti di vista di chi dirige i diversi soggetti che compongono il sistema delle agenzie. Pensiamo quindi di poter portare il nostro contributo anche al vostro lavoro, presentando un punto di vista, quello di un'agenzia tecnica che deve comunicare quello che succede nell'ambiente. Ma la cosa lui, responsabile di comunicazione e comunicazione ARPA. Non so se i colleghi vogliono aggiungere qualcosa, però sicuramente ARPA è un'agenzia estremamente importante che anche ha un classico esempio di problematica di comunicazione. A questo punto io passerei a, visto che sono state citate le associazioni, invito Davo Casetti a parlarci dell'associazione Amici del Centro, magari parleremo un po' di fluorescenza. Sto cercando di seguire un filo in questi interventi. Buongiorno. Allora, vi racconto rapidamente un po' delle attività che facciamo dal CEFRI sulla comunicazione dell'astronomia. Ora, fra le tante discipline scientifiche, l'astronomia è una di quelle che ha forse la maggiore facilità nel coinvolgere il pubblico, perché fa leva su quella sensazione di meraviglia che il cosmo e tutto ciò che è legato comporta, e questo sicuramente è una delle discipline che ha la maggiore tradizione nel coinvolgimento del pubblico, e sicuramente Firenze è uno dei luoghi principali da questo punto di vista. Ora, Pietro Greco ricordava addirittura padre Galileo, parte Dante, senza voler andare sui padri fondatori. Sicuramente a Firenze nei decenni scorsi c'è stata una grossa tradizione da questo punto di vista, che ha fatto capo all'Osservatorio Astrofisico di Arcetri, che oggi è dotato dal 2009, e questo teatro che vedete è poi un po' il centro dell'attività di comunicazione che viene fatta. Però di sicuro bisogna ricordare due persone che purtroppo non ci sono più, nessuna dei due, che sono stati un po' riferimento dell'attività di comunicazione dell'astronomia a Firenze, che sono prima Franco Pacini e poi più di recente Francesco Pappa. Purtroppo entrambi non sono più fra noi, però sicuramente loro sono le persone che hanno incarnato l'anima di quella che è stato rivolgersi verso il pubblico dell'astronomia a Firenze. Allora, cosa viene fatto? Appunto, c'è una parte, se volete, tradizionale, che è quella appunto che fa leva sull'interesse immediato del pubblico, e il pubblico viene che si esplica principalmente attraverso un'attività di visite guidate che avvengono principalmente la notte. Però, per esempio, ieri, siccome ieri, come qualcuno di voi saprà,
Mercurio è transitato davanti al Sole, purtroppo anche molte nuvole sono vicine a noi, sono transitate davanti al Sole, però un'oretta nel tempo c'è stata, e quindi c'è stato un evento anche di Urgium aperto al pubblico. Però, e durante l'attività più tradizionale si coinvolgono le persone nel cercare una parte di raccontare in maniera semplice cosa viene fatto a livello di ricerca, e dall'altro appunto di far mettere un occhio a un telescopio, che è sempre un'esperienza interessante per chi non l'abbia fatta, e anche approfittando dell'esistenza di strumenti storici, quindi anche potendo poi raccontare un po' la storia. A Firenze ha avuto un ruolo enorme nella nascita della moderna astrofisica, abbiamo parlato di astrofisica poco fa, e quindi, però ecco, quello di cui voglio parlare oggi è anche come sta cambiando questa cosa. Però questa è la tradizione, questo viene fatto da sempre, continueremo a farlo, certo, anzi vogliamo farlo di più. Però stiamo cercando di andare verso qualcosa di nuovo. Questo qualcosa di nuovo che è principalmente aprirsi verso una collaborazione con altre forme culturali e appunto una interdisciplinarità anche di tipo comunicativo che coinvolga altre esperienze di ricerca che non sono direttamente non solo astronomiche, ma non sono nemmeno direttamente scientifiche, almeno nel primo impatto. E ci siamo rivolti verso, per esempio, il mondo dell'arte. E vi racconto, fra le tante cose, un'esperienza molto bella, che è questa qua, che si chiama Blind Injections, e che è un'opera che è principalmente è stata un'installazione, è stata realizzata da Arcetri. Giacomo Raffaelli, che è un artista visivo giovane, molto, già molto noto a livello mondiale, che, perché è così importante? Perché è basata sugli esperimenti per la ricerca delle onde gravitazionali. Giacomo è riuscito a realizzare un'opera bellissima, estremamente coinvolgente, che aveva aspetti sia visivi che sonori. Qui vi faccio vedere un frame di un video, ma veramente andava vissuta questa installazione, che è stata alla biblioteca dell'Osservatorio di Arcetri per alcuni mesi, in cui lui aveva realizzato usando i suoni, che vengono, diciamo, le frequenze delle onde gravitazionali, che per, diciamo, specialmente quelle che vengono misurate negli interferometri adesso attivi, cadono nel range di udibilità dell'orecchio umano, e quindi trasformando queste cose in suoni da poter ascoltare insieme al video. Questa è stata un'esperienza molto bella, che è una delle tante esperienze di apertura, collaborazione con altri mondi della cultura, sempre contraddistinti in un aspetto di ricerca, come è l'arte contemporanea, un mondo di ricerca, però che vogliono confrontarsi anche proprio col vissuto della scienza. Giacomo ha realizzato quest'opera andando a disturbare la lavoro di scienziati dell'esperimento Virgo per molto tempo, e poi l'hanno un po' adottato. Quindi. E l'altra cosa invece è una cosa in cui sono più direttamente coinvolto, e da alcuni anni abbiamo realizzato uno spettacolo che si chiama Visione Notturna, che cerca di raccontare alcuni aspetti della ricerca scientifica, in particolare astronomica, utilizzando materiale di cinema muto, quindi di cinema delle origini, e ci si può sembrare un accostamento strano, in realtà il cinema muto riguarda principalmente i primi 20 anni del Novecento, anche 30, però l'ultimo decennio già è un po' diverso, e nel cinema delle origini si ritrova tantissima eco del dibattito scientifico di quegli anni, e noi anche attraverso un lavoro di ricerca, anche in collaborazione con persone che sul cinema lavorano attivamente, abbiamo trovato alcune rarità, alcune cose meno rare, e le abbiamo utilizzate per costruire un proprio spettacolo che, oltre ad essere una delle presenze fisse delle nostre attività estive, appunto in quel teatro che vi facevo vedere all'inizio, durante i mesi di giugno e di luglio ci sono attività molto spettacolari per il pubblico due volte alla settimana, e sono anche andato in giro per l'Italia. Tra l'altro mi fa piacere ricordare che, oltre ad essere prodotto dall'INAF, Osservatorio di Arcetri e dell'Associazione Astronomica Amici di Arcetri, questo spettacolo è anche in parte coprodotto da Open Lab dell'Università di Firenze, quindi insomma c'è anche questa, sia in questo caso si è realizzato un po' una collaborazione, e questo è poi delle cose in cui stiamo cercando di fare qualcosa di nuovo e di diverso nella direzione di coinvolgere il pubblico, anche cercando di realizzare un interesse nuovo
scoprendo dei lati forse un po' meno noti della contaminazione fra arte e scienza. Grazie. Grazie. Le due culture, la analisi, spettacolare. Bene. Posso fare un momento, forse un problema l'attività dell'associazione per Gente la tengo a tutti e sicuramente è favorita anche da questa facilità di comunicazione, eccetera. Però c'è anche dietro un grosso lavoro fatto da queste persone che hanno creduto innanzitutto in questo progetto. Mi chiedo però, cioè è un lavoro che richiede veramente un grosso impegno e che richiede anche un impegno economico grosso. Questo forse è il punto focale che accomuna i problemi che molti di noi hanno quando vogliono fare questo tipo di attività. Questa attività richiede un impegno economico. Cioè ad esempio gli amici da Vicenza sono tutti volontari, base volontaria, possono da qualche parte avere un sostegno e chi li sostiene in qualche maniera. Anche perché spesso e volentieri questo lavoro viene fatto esclusivamente su base volontaria e puntando molto sulle nostre cose. Gianna ha toccato un argomento importantissimo, quindi mi rubo 2 minuti per dire. Allora, da una parte ci sono 2 aspetti, oltre all'investimento chiaramente di tempo e di lavoro, questo va da sé, c'è bisogno di sottolinearlo, però c'è sia l'aspetto dei costi oggettivi che ha proprio realizzare questa attività, e qui negli ultimi anni sta diventando sempre più difficile. Ad esempio, chiaramente associazioni come l'associazione Vicini al Centri poi vivono dei contributi del pubblico, nel senso che vivono delle donazioni che le persone che partecipano alle iniziative poi lasciano a livello volontario, e vivono di piccoli contributi istituzionali. INAF ci dà pochi soldi, tutti INAF, Istituto Nazionale di Astrofisica, per chi non lo sapesse, e quindi un po' c'è quello, non sono, e ti serve per la mera sopravvivenza, questo è quello che il lavoro delle persone è in gran larga parte volontario. Ci sono in alcune occasioni dei mini rimborsi, ma sono veramente, cioè poca roba, insomma, non è che uno può pensare di fare. Purtroppo nessuno fa questo di primo lavoro. Questa è una cosa che è comune a tutte le realtà che lavorano, fatto bene, già da sottolineare. Penso che sia titolo assolutamente provocatorio. È chiaro che, per esempio, lanciamo anche qui una sfida, visto che c'è l'università sui massimi livelli, io poi in primis sono un certo universitario, quindi è chiaro che si deve pensare, secondo me, al fatto di creare figure anche professionali che lavorano in questo campo, perché si può sempre pensare che questo sia il secondo, il terzo, il quarto lavoro di quelli di noi che lo possono avere, ma ci vogliono anche non solo i professionisti nell'ambito della cultura, quindi quelli sono prevalentemente giornalisti, ma anche professionisti, la comunicazione nell'ambito accademico, che se no questa cosa poi non potrà andare avanti. Sono oltre interventi, poi facciamo vari 5 minuti di lei, così finire i docenti che sono rimasti. Allora, voglio dire velocissimamente, parlerò anche del centro studi di dinamica complessa, perché Roberto Grimi non è potuto venire. Allora, la efficienza io penso che già lo conosciate tutti, quindi faccio veramente una cosa molto molto breve. È nato ormai credo 12 anni fa. Con un'esigenza politica di fantascienza, cioè quella di in qualche maniera rispondere a quello che pensavamo fosse un'esigenza della società, cioè l'idea di base, siamo spesso chiamati a scegliere, a votare per un referendum, a appoggiare o contrastare una qualsiasi iniziativa, e a scegliere in temi che hanno un grosso contenuto scientifico e tecnologico. No, diciamo, come dire, anni fa c'era l'emergenza dell'energia nucleare, no?
dopo concerto, che ora poi recentemente con Fukushima, ci sono le vaccinazioni, no, ci sono appunto, come diceva Aldo, il rischio di dissesto idrogeologico, il rischio ambientale e così via. Tutti temi in cui bene o male la popolazione in qualche maniera è chiamata a scegliere e spesso lo fa sulla base appunto della, diciamo, di notizie, non dico false tendenziose, ma sicuramente non verificate, senza un reale approccio scientifico. Quindi noi siamo partiti con l'idea di organizzare dibattiti nello spirito della partecipazione. Idealmente Caffè Scienza è una conferenza mandata dal pubblico, nel senso che idealmente si parte subito con le domande del pubblico. Poi non sempre è possibile, dipende chiaramente dagli argomenti, si parla di pianeti extrasolari, ma forse qualche numero del pubblico può partire subito, insomma è più difficile, si pone qualcosa sull'idrogeno, cui essenzialmente volevano che gente viene per sentire informazioni, non solo per fare domande, quindi ci sono varie formule e ne abbiamo sperimentate tante, anche troppe, forse i miei amici del Caffè Scienza lo sanno. Comunque, diciamo, il rilascio al sito, su cui tra l'altro si può trovare anche le registrazioni filmate di quasi tutti gli eventi, quando possibile li mandiamo anche in streaming, e con Giovanna facciamo una trasmissione radio il sabato e la domenica su Nova Radio, quindi diciamo, abbiamo sperimentato varie cose. E prima di passare la parola a sia all'italiano Giulio, che ci parla di un'altra esperienza di Caffè Scienza appena nata, sia Giovanna, però per ammettere che da poco si è giunto, da poco, almeno qualche anno, anche il Prato alla nostra programmazione. Un altro è a Livorno, la Caffè Scienza di Livorno, che pure stanno facendo anche loro una buona attività, ma di questo probabilmente ne parla Giovanna, ma non parlerà della rete della Caffè Scientifica. Volevo dire due parole su, in qualche maniera, l'altra realtà, questa volta universitaria, che è il Centro Studi in Ambito Complesso, che... Saluto tutti da parte di Roberto. Se ce la faccio, sì. Il presidente, il direttore, non è potuto venire perché c'è dei problemi di salute stamani, io ce l'ho saputo. Cioè, a parte la farmacografia, quindi ha preso anche una cosa direi, lo stesso genere, quindi per lo stesso, credo, in questo momento. E perché lo scelgo insieme a Caffè Scienza? Perché insieme al CSDC abbiamo cercato di portare l'esperienza di Caffè Scienza in altri contesti, attraverso un paio di progetti europei. Perché secondo me il metodo partecipativo della Caffè Scienza si può prestare anche a altri tipi di scopi. In particolare, se ne parlavo prima, il problema della comunicazione dei progetti europei o in generale dei progetti finanziati pubblicamente, che secondo me non deve essere pensato, come dicevo prima, solo a posteriori. Cioè io faccio il progetto, trovo i risultati e poi li comunico. Anche una modalità veramente vecchia, cioè quella del flusso a senso unico dalla ricerca verso la scienza. Visto che in gran parte questi progetti coinvolgono direttamente la popolazione, perché magari sono orientati a o sono progetti, diciamo, sociali o informatici, che poi ormai l'informatica è diventata quasi una branca della sociologia, o sono magari progetti che sono in coinvolgimento del pubblico, io penso che in questi progetti il pubblico va coinvolto fin dall'inizio, fin dalla fase di progettazione, e quindi chiaramente c'è la parte istituzionale, il Centro di Studi in Ambiti Complessi per esempio, ma anche altri chiaramente, e la parte, diciamo, della società civile, in questo caso di Caffè Scienza. Quindi, come vedete, poi potete esplorare questo orribile sito che abbiamo messo su sul Centro Studi in Ambiti Complessi, c'è qualche informazione sia sulla parte di ricerca, sia sulla parte diciamo, di engagement che cerchiamo di portare avanti, sia sulla parte della didattica. Diciamo, a questo punto quindi vorrei invitare velocemente Giovanni e poi l'italiano a parlarci di due aspetti. Una è quello della rete di Caffè Scienza, metto il sito. Cerchiamo di fare veloce, però ci scarichiamo un po'. Allora, la rete di Caffè Scientifici Italiani, diciamo che è nata da tanti anni, però istituzionalmente
istituzionalmente in qualche modo è nata 3 anni fa, 2 anni fa, grazie anche a un progetto che è stato dal MIUR, proprio per costruire la rete dei conoscenze italiani. Per un progetto che ho fatto insieme a Roma, Milano e Bari. Negli ultimi tempi si sono aggiunti tantissimi Cafescienza, quindi abbiamo una mappa, come potete vedere, di Cafescienza in Italia, quelli che hanno qui aderito, tra virgolette, che sarebbe un'unità mandata una mail. Quello che abbiamo fatto era appunto inserire i vari Cafescienza in Italia, inserire un calendario condiviso, in maniera tale da poter vedere ciò che viene fatto in Italia nell'ambito di Cafescienza. Quello che poi si è andato sul sito, vedete, ci sono dei video tutorial, ci sono Cafescienza, testimonianze di prima Cafescienza, ci sono storici, quindi chi ha fondato Cafescienza, il primo Paolo Bolini a Firenze e Cassava a Roma, Formascienza è un altro grande polo di crescita e nascita delle Cafescienze degli italiani. E quello che stiamo facendo ora con Franco è fare un libro su Cafescienza, italiani, raccogliendo appunto delle testimonianze, perché anche nell'ambito italiano, abbiamo fatto un libro nell'ambito mondiale, perché la Cafescienza ormai è una metodologia conosciutissima in ambito mondiale, e il Cafescienza poi è una metodologia che si definisce in maniera diversa, non solo da paese a paese, ma anche all'interno appunto italiano, non solo anche fiorentino, perché anche noi stessi abbiamo disegnato una decina di scenari. Quindi è una metodologia che è interessante vedere come si sviluppa, le coa, come si svolgono le attività, eccetera, eccetera, in dettaglio. Se basta, questo lo disegniamo tanto, quindi. Se mi insegna anche il produttore ancora, una cosa delle interviste. Però diciamo che devo dire, mentre su questa rete sta funzionando, nel corso ci ha voluto un po', però molti ora ci stanno scrivendo per aderire alla rete di Cafescienza italiani. Interessante. Volete avere una mappa completa? Sì, avete letto. Il mio comodale. La prendete? Sì, lo va? Sì, non mi importa, insomma, potete andare a vedere, ci siamo diventati anche con una dottorata di là, perché poi siamo una grande famiglia a fare questi video. Non può partire il tuo schermo. Poi chi vuole avere delle informazioni può chiedere al mio campo e ti racconteremo. La cosa carina appunto si è andata a vedere il calendario condiviso, interessante perché potete vedere anche le tematiche che vengono svolte a Livorno, a Roma, ad Alessandria, a Genova, perché poi, devo dire l'ultima cosa, abbiamo anche fatto un meeting delle Cafescienza italiane a Genova, in occasione del Festival della Scienza, un evento collaterale, abbiamo fatto questo meeting delle Cafescienza italiane. Potete vedere, è bellissimo. Lo rivede tutti, raggi spaziali, come fa naturale due grandi. Italiano, vuoi raccontarci invece della tua esperienza di Cafescienza in Valea? 5 giorni. Chi non lo sa, la Tavantera è una zona, diciamo, della Toscana, più o meno tra Pisa e Firenze, tra Ponte d'Erra, precisamente tra Ponte d'Erra e Volterra. È una zona, la scuola in Valterra ha un senso perché la Valterra in qualche modo è un bacino di utenza delle scuole di Ponte d'Erra e poi hanno un solo, diciamo, poi in tutta la Valterra c'è una comunità scolastica importante. Io sono un ricercatore, un docente del Dipartimento di Fisica dell'Università di Firenze, mi sono occupato, mi occupo tuttora di ricerca in fisica delle particelle e a un certo punto ho incontrato il CRED, il
risorse educative e didattiche, che è un po' difficile descrivere Melcred in due parole, perché è veramente una realtà anche complessa. Sono contento che due colleghe del Cred sono anche venute stamani e magari poi potranno anche rispondere a eventuali domande più precise. Ma in particolare, ecco, il Cred agisce sul territorio per la diffusione della cultura scientifica, lavorando soprattutto nelle scuole, ma non solo, e soprattutto attraverso questo laboratorio didattico territoriale che fondano nel 2010, e loro formano gruppi di lavoro appunto per promuovere l'educazione scientifica e organizzare laboratori scientifici in scuole di ogni grado, veramente di ogni grado. Io vorrei farvi leggere questo bellissimo articolo a proposito di Caffè Scienza su una pausa a caffè nel nido d'infanzia, cioè loro partono veramente cioè caffè torzo ma è sperimentare col caffè torzo e quindi partono veramente dai nidi fino ovviamente alla scuola secondaria nel 2014, sapendo appunto delle mie attività di divulgazione, io sono andato più volte nelle scuole, ho fatto cose più o meno, diciamo appunto, abbastanza standard di conferenze delle scuole, tra cui poi, non lo dico per piaggeria, ma perché per me è stata veramente un'esperienza illuminante, una serata a Caffescienza a Firenze, e a un certo punto mi hanno chiesto un po' di raccontare nell'ambito di questa attività la mia esperienza di divulgazione. Da quella è nata, diciamo, l'idea, proviamo a fare un Caffè Scienza a Ponte Terre. Quindi mi sono messo a guardare anche più precisamente qual era. Alla fine, diciamo, la forma, non so se quello che abbiamo fatto sia quello che è andato a Ponte Terre, sia effettivamente un Caffè Scienza. Sì, esattamente. Insomma, ma credo nello spirito sì, o perlomeno si avvicina proprio a quelli che sono anche chiamati appunto queste Caffè Scienza delle scuole. Perché Caffè Scienza delle scuole? Perché le scuole hanno partecipato in prima persona. Allora, la serata è stata un evento, diciamo, l'anno scorso, poi avrò anche gli eventi successivi, ma diciamo l'anno scorso a marzo, nella biblioteca, quindi un luogo pubblico di Ponte d'Era, ma non direttamente, necessariamente, destinato a divulgare a cose di questo, insomma, non individuato come un'aula, ecco. Ci sono stati dei video, delle presentazioni degli studenti di un istituto superiore, un liceo classico scientifico di Ponte Pera. Oltre a queste presentazioni in video, abbiamo fatto dei tavoli multimediali in cui si mostravano degli eventi del laboratorio CMS LHC, dei giochi interattivi. C'è stato un evento, diciamo, la serata, un colloquio con il professor Rolandi della Normale di Pisa e del CERN, che ha fatto più in una forma più. Quella un pochino da conferenza. Quello che però appunto è specifico di questo evento, che assomiglia un pochino quasi a un mini festival, è il fatto che è stato preparato precedentemente con un lavoro ispirato alle masterclass dell'IPPG per la divulgazione della fisica delle particelle nelle scuole. Cioè io sono andato per 3-4 pomeriggi nella scuola facendo con i ragazzi un lavoro sulla fisica delle particelle. E poi l'altro aspetto fondamentale è che molte delle idee che sono state messe in campo in questa serata sono venute effettivamente dai professori e dagli studenti. Una delle cose più carine è stata che la serata si è conclusa con una composizione originale di uno studente al pianoforte, una composizione ispirata ai corpi. Tra l'altro questo aspetto, diciamo, musicale all'inizio a me mi aveva lasciato un pochino più perplesso, ma esattamente, deve essere. Ora, la cosa poi, cosa che mi fa estremamente piacere, è continuata senza il mio contributo, quindi queste altre efficienze sono state assolutamente organizzate dal CRED con altre scuole di Ponte Vera, quindi quest'anno hanno fatto un Caffè Scienza, diciamo, sulla matematica con un istituto commerciale. Secondo me, visto da esterno, secondo me è riuscito anche meglio di quello dell'anno scorso, perché l'anno scorso poi in fondo forse c'era anche troppe cose. Cioè, ecco, mi sembra che proprio questa forma stia in qualche modo prendendo anche una struttura, e anche qui ci sono stati tavoli con giochi matematici, e ne faranno un altro, anche questo si preannuncia secondo me molto interessante, sul viaggio di Darwin, che verrà fatto con il liceo pedagogico e con un laboratorio teatrale. Quindi di nuovo, ecco, idee e forme diverse che si
diffondono in questa esperienza, che a mio parere è proprio la cosa bella, è quella di il fatto di incontrare quello che sia fondamentale, anche questo aprirsi proprio agli insegnanti delle scuole e agli studenti delle scuole primarie e secondarie, nel cercare di comunicare l'esperienza e di lavorare con loro. Chiudo semplicemente con un po' di documentazione, se volete io ho anche un, magari uno te lo lascio, me l'avevi chiesto tanto tempo fa, c'è anche un altro, insomma, sono i video, sono stati realizzati anche dei video di queste due giornate. Grazie. Me li hanno dati la settimana scorsa i video, perché alla fine l'hanno fatto insieme, ora non credo ci siano problemi a mettere, no, ma non mi ha detto, insomma, Francesco mi ha detto che potevo distribuire senza problemi. Allora, a proposito, mi devo un minuto per dare sacrificare, perché in realtà c'era una cosa che tentavo di fare alcuni anni fa, che si chiama Cartesese Junior, però ritorno sui cartescientifici del Terabino, perché allora avevo parlato in gran parte di, diciamo, di persone grandi, perché appunto l'italiano, l'italiano si invece del coinvolgimento delle scuole. Ricordiamoci che con la buona scuola adesso c'è questa migrazione che si chiama alternanza scuola-lavoro, che probabilmente porterà in gran parte, molti studenti delle scuole superiori, che sono un numero spropositato, anche la ricerca con l'università, che è una delle modalità, che probabilmente tutti in alterna, riusciranno a farlo, una modalità sarà quella degli studenti che andranno a passare i periodi a CNR o all'università e così via, e chiaramente sono giustamente penso, i soggetti su cui viene fare perché chiaramente a livello di liceo, di istituto professionale, così sono molto recettivi, hanno voglia di fare, e quindi è penso una cosa importante. Vi dicevo che anni fa abbiamo provato a fare questo approccio per implementare la cartescienza nei licei. Qui a Firenze non ha molto funzionato, perché per esempio a Roma, da cui viene questo video, sì, però poi non lo diciamo, c'è il solo, non lo faccio capire, se no. E che però potrebbe forse essere ripreso solo in quest'anno, e poi alla fine quello che faccio voce, sì, assolutamente. Tra l'altro faccio presente, questo lo so, perché io ho una figlia in particolare adesso che è al liceo, e le scuole sono particolarmente bisogno di proposte rispetto all'alternanza scuola-lavoro, perché non riescono, hanno grosse difficoltà anche. Quindi può essere effettivamente un'occasione da non perdere, anche quella di fare un lavoro appunto sulla comunicazione della scienza e proporre cose legate alla comunicazione della scienza a questi ragazzi, che sono fantastici, perché appunto poi riescono a tirare fuori delle cose che non ti aspetteresti mai, insomma. E quindi, come vedete, nella forma che avevano fatto a Roma, i ragazzi che erano loro le presentazioni di scienza, che preparavano materiali pubblicitari, eventi, partiti, sì, diventavano anche dei. Allora, io vi propongo, visto che abbiamo abbastanza tempo, 5 minuti di pausa, così diciamo chi vuole può andare in bagno, perché un po' di ore anch'io devo cominciare a scappare. E così almeno vi vedete la roba, non ce la ricordiamo dietro, e ci rimangono ancora 5 interventi, ma che non prendiamo tempo, quindi abbiamo un po' di tempo dopo per parlare a ruota libera.